Salve e benvenuti al 39esimo tutorial. Ci siamo presi un breve periodo di vacanze, ma non perché siamo andati in spiaggia o verso qualche posto sconosciuto, ma perché semplicemente abbiamo avuto un sacco di materiale da testare e, come vedremo in seguito, ci saranno cose molto molto interessanti. Ma passiamo subito a noi. Quello che vedremo oggi in realtà non è un dispositivo nuovo, anche perché appartiene alla famiglia Mediatrix o Mediatrix, è il 4102S, solo un'ATA. Niente di particolarmente differente da quello che abbiamo visto nel precedente tutorial. Però già che annunciammo che avremmo voluto vedere qualche dispositivo più vicino chiaramente al nostro utilizzo, sempre per quanto riguarda l'abbattimento del costo della infrastruttura IT, e quindi si sposa bene con le aziende di piccola dimensione, Sintel ce l'ha inviato e quindi noi lo testeremo subito e vedremo effettivamente come funziona. Buona visione! Eccoci qui con il Mediatrix. Come potete vedere è piuttosto piccolo, lo si può riscontrare chiaramente con la differenza con la mia mano. Nel pannello del Mediatrix c'è da dire che l'abbiamo già collegato alla rete LAN, all'alimentazione, e ha un dispositivo, ha un telefono normalissimo, in modo tale da poterne subito assaggiare il funzionamento. Nel pannello anteriore ci sono quattro LED di stato. Il primo è il RIDI, che identifica il sistema che sia partito e quindi che sia il tutto il dispositivo funzionante. Il secondo LED di stato è in use, che al momento è azzerato. Appena alziamo la cornetta del nostro ricevitore collegato alla parte del retro, e diventa giallo, quindi significa che una delle due porte è in uso. Riagganciandolo, come possiamo vedere, diventa nuovamente azzerato. Abbiamo il LED chiaramente dell'interfaccia Ethernet, che è verde fisso e quindi identifica il collegamento fisico alla LAN, e infine abbiamo il power. Questa è la parte posteriore, dove vediamo i due alloggiamenti per mettere chiaramente i nostri apparati telefonici POTS. Abbiamo una LAN e una WAN. Noi abbiamo collegato il nostro dispositivo direttamente sulla WAN e abbiamo chiaramente il collegamento all'alimentazione elettrica. Tra la rete e il collegamento all'alimentazione elettrica c'è un piccolo foro chiaramente da utilizzare in fase di reset per riportare l'intero dispositivo ai parametri di default. Ma passiamo subito all'analisi dell'interfaccia web. Prima di passare all'interfaccia web, come ho detto precedentemente, chiaramente dobbiamo andare ad identificare l'indirizzo IP che assume il nostro dispositivo all'interno della nostra LAN. Non dobbiamo fare altro che alzare la cornetta e cliccare asterisco cancelletto asterisco 0. Ci verrà praticamente detto in inglese l'indirizzo IP da utilizzare chiaramente per effettuare l'accesso col nostro browser. Eccoci qui pronti ad analizzare l'interfaccia web dell'ATA 4102S o 4102S. Chiaramente, dopo aver rilevato l'indirizzo IP utilizzando il metodo del telefono collegato alla porta PSTN del retro, possiamo direttamente aprire una finestra del nostro browser e andare sul 192.168.0.50. A questo punto non dovremo fare altro che inserire le credenziali di autenticazione, che a questo punto sono quelle di default, però come sempre vi consiglio di modificarle affinché nessuno possa mettere il naso nei vostri dati e nei vostri affari. Ci troviamo di fronte subito alla dashboard informativa, che mette subito in risalto il firmware e il MAC address, il serial number, eccetera eccetera. La prima cosa che dobbiamo fare chiaramente è andare su network, subito dashboard informativa, dove vediamo che il nostro dispositivo è collegato alla LAN tramite la porta WAN. Andiamo in host
Ed effettuiamo subito le nostre prime modifiche andando a inserire il domain name, l'host name, che in questo caso abbiamo messo Mediatrix, andando a inserire il default gateway, che nel nostro caso è 192.168.0.2, la configurazione del DNS, la configurazione dell'SN TP, e infine la time configuration. La time configuration è stata vista anche nel precedente tutorial, il 38, quello che se ricordiamo bene analizza completamente un Mediatrix differente da questo, molto molto più evoluto. Se non erro, vado a spanne la serie 3005. Andando più avanti nella sezione interfaces, abbiamo che ci sono due porte, la LAN 1 e la Plink. Noi in questo caso l'abbiamo collegato alla Plink. La LAN 1 la lasciamo completamente inutilizzabile e eventualmente utilizzabile successivamente per altri fini. Uno tra i tanti potrebbe essere quello dell'amministrazione del dispositivo stesso con un portatile o d'altro. Non toccheremo VLAN, QoS, Local Firewall, eccetera. Adesso andiamo a vedere in SIP. In SIP vediamo che il gateway identificato, chiaramente abbiamo lasciato quello di default, collegato alla porta di uplink, e come porta abbiamo la 0 che di default è la 5060. Andiamo su Servers. In questo caso abbiamo risulta essere il nostro server asterisk 2.0, che è di default la 5060, e successivamente su Registrations, dove vediamo la creazione di due endpoint, il phone fax 1 e phone fax 2, rispettivamente con username 401 e 402, con collegamento al default gateway. Alla fine possiamo andare ad analizzare l'authentication, dove abbiamo creato due autenticazioni, due configurazioni di autenticazione collegate all'endpoint col nome PhoneFax1, lo user che è 401 e la password. Se volessimo verificare chiaramente la registrazione all'interno del nostro asterisk, che in questo caso il FreePBX è ancora in una beta version, possiamo andare a vedere in extension. Andiamo a vedere la 401, porta 5060, e successivamente, per verificare il collegamento, possiamo andare a vedere nel report in asterisk info. Vediamo subito se si sono registrati gli interni. SIP info, quindi abbiamo il 401 e il 402 che si sono registrati. Possiamo ritornare al nostro Mediatrix e andare ad effettuare una piccola modifica di fondamentale importanza per il trasferimento di chiamata, altrimenti la mancanza di tale modifica potrebbe non consentirci di usare il telefono collegato al Mediatrix in modo adeguato per mancanza di riconoscimento di toni. Quindi dobbiamo andare su Mish Media, Mish. Dobbiamo selezionare chiaramente l'endpoint di interesse e nella sezione DTMF Transport dobbiamo andare a segnare come endpoint specific yes, come transport method out of band using RTP, e come payload type 101. Ripeto, questa è di fondamentale importanza. Se non fate queste modifiche, correrete il rischio che il DTMF o i DTMF, pardon, non vengano riconosciuti, non ci sarà il riconoscimento dei toni. Adesso non ci resta altro che effettuare il nostro test e così vediamo effettivamente se funziona la modifica da noi apportata. Allora, per verificare che quanto abbiamo inserito all'interno dell'interfaccia web per il riconoscimento dei toni funzioni, facciamo subito un test di ricezione
e con successivo trasferimento all'interno di un altro interno. Sta squillando. Alziamo la cornetta e procediamo con il classico cancelletto, cancelletto 202. Ecco qui, la chiamata è stata trasferita e quindi, come si può verificare, i toni funzionano nell'apparecchio. Possiamo chiudere e la prova si ritiene terminata.